Cantate, esultate, exalite regem, exalite regem, regem regum, edictum decidete hodenum, edictum decidete hodenum, alleluia, alleluia. La chiesa di San Martino a Valle Corsa ha ospitato la 27esima edizione del concorso nazionale Canto Corale Sacro e seconda edizione nell'ambito del festival L'Incanto del Sacro, un appuntamento ormai classico che ha visto la partecipazione dei migliori cori di musica sacra della provincia di Frosinone. Naturalmente, quando si parla a Valle Corsa del concorso di Canto Corale Sacro, la memoria non può che andare al maestro Alfredo Antonetti, il quale è stato l'ideatore, il promotore a suo tempo di questo concorso. Ci sono state esibizioni di tre cori, un'esibizione bellissima, tutti veramente bravi. Naturalmente i complimenti vanno ai componenti, ai maestri, al nostro maestro del gruppo corale di Valle Corsa, Luca Antoniani, al presidente del gruppo corale, Alessio Storace, i quali stanno lavorando ininterrottamente su questo programma da mesi, quindi li voglio ringraziare di cuore per tutto quello che fanno per oggi, per il concorso, ma durante tutto l'anno, perché naturalmente l'attività di un'associazione, di un gruppo corale non si limita soltanto al concorso di Canto Corale Sacro. Si conclude oggi questo secondo festival dell'Incanto del Sacro, inserito nel progetto dell'attrattività dei borghi, un progetto importante finanziato dal PNRR a cui come amministrazione comunale insomma, abbiamo speso tantissimo e stiamo spendendo tuttora tante energie perché stare dietro ai progetti del PNRR non è semplice, quindi con tutte le incombenze tecniche che ci vogliono. Quindi un grazie ai miei collaboratori, tutto lo staff del comune, perché è veramente un lavoro encomiabile. La giuria, composta da grandi esperti di musica corale sacra, ha premiato con il primo posto in classifica il coro Maria Santissima De Piternis di Cervaro. A completare il podio il coro comunale di Supino e il corale San Pietro Apostolo di Cassino. Il coro vincitore del 27esimo concorso nazionale di canto sacro citato dalle Corsa è il coro polifonico Maria Santissima De Piternis di Cervaro. La cosa che mi ha colpito quest'anno è stata innanzitutto la qualità superiore dei cori, che di anno in anno sono sempre migliori, cori importanti, delle performance importanti, e mi auspico che anche in futuro possa essere così, si possa continuare su questa strada. E ringrazio tutti gli enti che hanno partecipato e che ho visto una coesione, perché cantare in coro appunto a Greca dà serenità, è una vera e propria armonia in tutti i sensi. E infatti io ringrazio il comune di Valle Corsa, ringrazio la parrocchia che ci ha ospitato, la parrocchia di San Martino e le varie associazioni, l'associazione in primis il gruppo corale Valle Corsa e le altre associazioni corali. È stata una bellissima edizione, abbiamo avuto tre cori di qualità e ricordiamo sempre che un coro è costituito di persone che hanno portato la loro
emozione, il loro entusiasmo, la loro gioia di partecipare. Il nostro compito di giurati, insieme anche ai quattro colleghi della giuria, è un compito molto tecnico. Dobbiamo valutare degli aspetti tecnico-musicale, intonazione, coerenza stilistica, vocalità. È un compito abbastanza difficile, si valutano tutta una serie di aspetti e poi ovviamente questo risultato dà il primo classificato, il secondo classificato, il terzo classificato al concorso di canto corale. In questa serata abbiamo visto dei cori sereni, concentrati, che hanno portato il loro entusiasmo e la loro gioia, e quindi siamo stati ben contenti di dare il nostro contributo, la nostra partecipazione.